Stimate amiche, stimati amici, buongiorno dai vostri giocherelloni, ragazze e ragazze. Beh, i giocherelloni oggi vi fanno vedere cosa stanno mangiando. Stanno mangiando dei pompelmi. Il pompelmo, ragazzi, il pompelmo è questo frutto veramente incredibile che... pensate un pochettino, può essere utilizzato come ottimo elemento da colazione. Per quale motivo? Annulla gli effetti nocivi dell'hamburger. Bravissima, annulla, come vedete ragazzi, la giocherellona sempre pronta a sperimentare, sempre pronta addirittura a mangiare, a diciamo essere forse anche una cavia su questo. Che cosa sta andando a fare ragazzi la giocherellona? Sta mangiando un pompelmo rosé, un po' rosa appunto, come potete vedere. Perché ragazzi il pompelmo? Il pompelmo è un agrume, ovvero è un frutto acido. Che cosa vuol dire giocherellona un frutto acido? Il frutto acido significa che è un frutto che contiene tantissimo acido. Che ti risponde male, praticamente. Vedete ragazzi la grande simpatia della giocherellona, che a volte va anche oltre praticamente la biochimica, pensate un pochettino, la scienza dell'alimentazione. Quindi sì, vi risponde male, però vi vuole bene. Detto questo, il frutto acido significa che contiene tanto acido ascorbico. L'acido ascorbico è la vitamina C. La vitamina C è una delle vitamine per noi essenziali per la vita, che non possiamo produrre noi. Questo perché, come sapete, le vitamine non possono essere prodotte dall'essere umano. Uno potrebbe dire, allora giocherellone, la vitamina D noi non la produciamo. Sì, ma la vitamina D prodotta dall'essere umano e viene prodotta attraverso il processo ormonale. Quindi quando viene prodotta dal corpo umano, come potete vedere, non è praticamente assimilabile a una vitamina, o più che altro a un ormone. Mentre quando viene presa la vitamina C dagli alimenti e viene classificata proprio come vitamina. Detto questo ragazzi, vi consigliamo di mangiare i pompelmi anche eventualmente a stomaco vuoto, se non avete problemi di gastrite. Ecco qua, ovviamente non dovete nemmeno avere problemi di salute all'apparato laringofaringeo. Questo perché ovviamente, essendo acido e quindi avendo una grande quantità di acido ascorbico, il pompelmo potrebbe poi dopo avere degli effetti deleteri. E quindi sì, che cosa... dolce. È dolce però, perché il pompelmo, a differenza del limone, anche ovviamente io ho detto filma le gocce. Ferma le gocce? Filma le gocce, così mi filmo le gocce di pompelmo e non quello che ovviamente sta andando a fare la giocherellona. No, guarda, filma i resti del... i resti del pompelmo. Questo perché la giocherellona, vedete come fa, non mangia tutte le fibre. Allora, ovviamente il pompelmo non andrebbe masticato coi denti, quindi se lo masticate coi denti, essendo fortemente acido, perché può corrodere lo smalto dei denti, vi consigliamo sicuramente di non lavarvi i denti subito dopo tramite uno spazzolamento e allo stesso tempo di non eccedere con questo quantitativo di acido ascorbico proprio sui denti. Oppure fare come noi, passare alla dentiera. Esattamente, passare alla dentiera con questi denti che vengono distrutti. D'acciaio. A dentiera d'acciaio per dare i morsi agli invasori che provengono dal mondo di Goldrake. Pensavo che... agli invalidi. Anche agli invalidi, se fanno i cattivi. Detto questo ragazzi, acido ascorbico, quindi vitamina C. Il pompelmo oltretutto non è aspro come il limone, ma è dolce. Vi consigliamo in questa stagione, noi siamo praticamente alla fine dell'estate, di prendere questi pompelmi, perché costano molto poco. Noi li paghiamo 1 euro al chilo, sia i gialli, i rosé e i rossi, e oltretutto sono ottimi per digerire, perché il frutto acido è fantastico proprio per digerire anche i pranzi più pesanti. Ovviamente il pompelmo, se mangiato con tutte queste parti qua, ha anche delle fibre. Ragazzi, noi vi ringraziamo, la giocherellona come al solito nella sua grande benevolenza, nella sua grande diplomazia, si è offerta per diciamo fare da cavia, veramente molto bravo. Guardate, si pulisce praticamente con questo fazzolettino. Noi ovviamente vi ringraziamo per la visione e vi aspettiamo sui nostri canali di YouTube e di Twitch, Telegram, Discord, Facebook, per questi ed altri incredibili video. Salutiamo tutti i nostri follower, iscrivetevi e fate scrivere i vostri amici, nemici, parenti, e ovviamente se avete qualche richiesta scrivetecelo nei commenti. Cercheremo di farvi divertire e portarvi la cultura che ovviamente abbiamo acquisito, ecco qua, in questi anni di vita, di esistenza, e di fare sempre del bene, perché i giocherelloni non fanno mai male.
male. Ciao a tutti e a tutti. Giocherellone!